Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per fare una preparazione che mi è stata richiesta da più iscritti e che comunque io avevo in programma di fare. Vi dico a priori che questa preparazione esige tempo, quindi non potrò fare un video breve. Normalmente i miei video sono lunghi e voi lo sapete, però sono lunghi perché io evito di saltare passaggi molto importanti per voi, se volete poi mettere in pratica quello che io preparo qui. Oggi parliamo di pasta sfoglia e io vi farò vedere come io preparo la pasta sfoglia. Allora, andiamo a vedere gli ingredienti insieme e poi iniziamo a parlare della lavorazione. Io calcolerò per voi, cercherò di semplificare per voi, diciamo, il più possibile la cosa, dandovi però la ricetta originale, quella che io ho imparato da un grande pasticcere francese circa 25 anni fa. Allora, io ho considerato, siccome noi in cucina facciamo pesi di 1 kg, 2 kg, 3 kg di farina, io per voi invece parto dal burro, va bene? E ho considerato il peso di un panetto di burro, 250 grammi. Questo è, diciamo, io sto usando un burro bavarese, per la pasta sfoglia sarebbe più indicato la margarina da pasta sfoglia, però mi rendo conto che non è semplice trovarla, reperirla sul mercato se non per uso professionale. Quindi mi metto al vostro posto e uso come voi potete usare il burro bavarese. Per 250 grammi di burro, noi andiamo a preparare un pastello, cioè una pastellina di acqua, farina e sale, che avrà il seguente peso: 333 grammi e 50. Non ridete della precisione, perché per la pasta sfoglia bisogna essere precisi, di farina 00 e 166 grammi e 50 di acqua, sale un pizzico. Perché questo peso? Ora io vi dico questo semplicemente per calcolare le quantità di ingredienti per la pasta sfoglia e partendo dalla farina, ok? Poniamo il caso di fare una grande quantità di pasta sfoglia, 1 chilo di farina, parliamo di 1 chilo di farina. L'acqua dovrà essere sempre la metà della farina. Quindi, usando ad esempio 1 chilo di farina, andremo ad usare mezzo chilo, mezzo litro di acqua. Come calcoleremo il burro per questa quantità di acqua e della farina? Semplicissimo, sommiamo i due pesi di acqua e farina, quindi 1000 grammi più 500 grammi fa 1500 grammi. Dividiamo in due il peso di questi due ingredienti e quello sarà il peso del burro. Quindi 1 chilo di farina, mezzo chilo di acqua, il peso del burro dovrà essere 750 grammi. Avete capito come funziona la proporzione? Una volta che poi avete imparato, vi calcolate da soli i pesi. Io, per semplificare il tutto oggi, partirò da un panetto di burro classico di 250 grammi. Va bene? Allora, il panetto lo lasciamo qui e prepariamo il nostro pastello. Mettiamo giù la farina sul banco, creiamo una fontanina, mettiamo un pizzico di sale così sulla farina e versiamo a filo l'acqua e creerò un impastino, va bene? Che poi andrà ad avvolgere il mio burro. L'acqua la aggiungiamo gradualmente e a filo, eh? E tutta soprattutto, perché questo peso va usato tutto. Avete visto? Ho messo fino all'ultima goccia di acqua. Ora, aiutandomi con questa mano, con quest'altra mano, vado a creare il mio pastellino. Vedete com'è solida? Elastica e solida. E vedete com'è perfetta? Io qui, come d'abitudine, mi metto sempre della farina vicino.
ma la userò soltanto poi per spolverare la pasta sfoglia nei vari giri, non per questa operazione. Qui il peso che vi ho dato, ecco perché dico anche a voi, mi raccomando, siate precisi, spaccate il grammo, perché se vogliamo avere un risultato ottimo, dobbiamo rispettare esattamente le dosi. Va bene? Ora la pasta sfoglia si trova dappertutto, in commercio, quando abbiamo fatto preparazioni veloci anche io l'ho presa pronta, ma insomma, se provate a fare questa pasta sfoglia, vedrete che non c'è assolutamente paragone tra questa preparata e quella che compriamo. Allora, io mi accontento, non devo andare a fare una lavorazione troppo raffinata di questo pastello, va bene? Perché altrimenti gli do quella nervosità che a me non serve. Quindi che cosa faccio? Guardate, me lo giro così, l'appiattisco delicatamente e a questo punto voi direte perché fai la croce? Faccio una croce, questa è fondamentale. Non c'è lievito, quindi di solito la croce si fa nelle paste lievitate, ma vedrete il perché. Io sto facendo questa croce anche molto profonda. Ora siamo pronti per il frigo, perché la prima fase della nostra lavorazione è terminata. Per cui questo pastellino deve riposare 20-30 minuti in frigo, va bene? Noi nel frattempo, ora io lo porto in frigo, poi fra una decina di minuti ci prepareremo il panetto di burro. Cominceremo ad abbassare il panetto di burro. Quindi ci vediamo fra un pochino. Allora, il nostro pastellino è in frigo da qualche decina di minuti. Noi nel frattempo andiamo a lavorare un attimino questo burro perché questo panetto è troppo alto, quindi ce lo dobbiamo abbassare. Noi andiamo, vedete, è già disposto così sulla carta da forno, l'ho fatta apposta, va bene? Lo vado a piegare lasciando un pochino di spazio da questo lato e con l'aiuto del manterello vado a battere. Cerchiamo di mantenere una forma comunque semirettangolare, però vedete? Gli abbiamo dato uno spessore di circa 1,5 cm, quindi il panetto di burro è diventato così. Cerchiamo di, aspettate, di, ecco, renderlo uniforme verso gli angoli. E a questo punto questo è come ci servirà il panetto di burro, quindi lo chiudo e siccome mancano ancora 5-6 minuti per togliere il pastello dal frigo, mi riporto in frigo anche il mio burro. Eccoci. Allora, il burro l'avevo portato così confezionato, me lo metto qui vicino. Vedete, la pellicola ha fatto un pochino di condensa all'interno, ma è normale questo. Ora il nostro pastello è pronto per iniziare la vera e propria lavorazione della pasta sfoglia. Prima di tutto, ecco a che serve la farina, una bella infarinata al banco di lavoro. Dopodiché, guardate, vado ad aprire la croce che avevo fatto in questo modo. Va bene? E mi metto il mio impastino in modo che i quattro becchi siano praticamente dritti e formino davanti a me non una X ma una croce rispetto al mio corpo. Va bene? Un pizzico di farina qui, un pizzico di farina qui e ora iniziamo a stendere il primo lembo della nostra pasta. Giro e vado a stendere il secondo lembo, l'estremità opposta. All'inizio lo faccio gradualmente, spolvero ancora di farina. Poi
andremo ad affinare la pasta. Ora passo alle altre estremità e poi vado all'estremità opposta. Ora vi farò vedere io che cosa ho fatto. Ho bisogno a questo punto, guardate che abbiamo fatto. A questo punto io ho bisogno ancora di stendere, eh? Non sono ancora arrivata allo spessore perché è molto spesso, ma guardate qui che altezza che ho lasciato della nostra pasta. Vedremo il perché andando avanti. Spiano leggermente, raccolgo la farina e a questo punto, guardate, metto il bastone qui lasciando la gobba centrale, quello che rimane al centro, lo lascio pieno, gonfio di pasta. E vado a stendere meglio, creando come fosse un'ala sottile. E questo è lo spessore che dobbiamo ottenere. Giro la pasta completamente su se stessa e vado a ripetere. Adesso lo segno con le maniche perché così lo potrete vedere meglio. Il bastone, il mattarello, lo metto dove ho segnato con le mani. Vedete, lascio sempre questo, diciamo, questa montagnetta di pasta spessa al centro. Quindi vado da qui e anche questa parte di pasta me la vado a stendere sottile. Giro su se stesso completamente e vado a fare lo stesso lavoro negli altri due lati, lasciando sempre il centro molto spesso. Lo spianeremo alla fine. Adesso ho portato allo spessore desiderato tutte e quattro, chiamiamole ali, va? Non è la parola giusta, eh? Tutti e quattro i lati di questa croce. E se ci fate caso, invece, la parte centrale, vedete, è proprio un rettangolo, lo vedete? È rimasto spesso. Solo a questo punto andiamo leggermente ad appiattirlo, ma leggermente, poggiandoci il mattarello e premendo leggermente. Questo rettangolo dovrà ospitare il nostro burro. Perché ho fatto questa operazione? Vedete? È della misura esatta. Allora, normalmente nella pasta sfoglia, no? Si tende a fare un rettangolo di questo spessore e ci si avvolge il burro. 99 volte su 100, quando poi si chiude al libro, in 3 o 4, come sia, la pasta si spacca. Perché? Perché è troppo sottile per lo strato del burro. Noi abbiamo lasciato in questo modo circa 2 centimetri di pasta al di sotto. Abbiamo creato un materassino di pasta sotto al nostro burro. E la stessa cosa noi l'andremo a fare al di sopra, quindi otterremo lo stesso spessore anche sopra, andando a chiudere in questo modo i lembi. Perché ogni lembo si chiuderà su se stesso. Lo vedete? E così noi abbiamo ottenuto il nostro cuscinetto di pasta sfoglia che è pronto per iniziare la lavorazione. Questa è la parte, secondo me, più delicata di tutta la lavorazione, di tutta la preparazione. Ok? Si parte da qui. Ora che cosa succede? Guai, noi dobbiamo fare i primi due giri, va bene? Guai premere col mattarello e spingere in un unico verso. Perché? Perché andiamo a spostare tutta la quantità di burro, praticamente la togliamo da una parte e la portiamo dall'altra. Quindi, che cosa è giusto fare? Questo lavoro qui. Premere, alzare, premere, alzare, premere, alzare, premere, alzare. In questo modo io ho distribuito, anche prima di stendere e adesso giro, ho distribuito
il burro equamente all'interno del mio impasto. Non rischio che da una parte c'è troppo burro durante la sfogliatura e da una parte ce n'è di meno. Quindi vado a ripetere la stessa operazione. Qui i lembi si chiudono, non è un problema. E ora, con un pizzico di farina e con molta delicatezza, perché a questo punto il burro è abbastanza sciolto, io vado ad allungare la mia pasta, prima nel senso dell'altezza, poi nel senso opposto, prima in un lato e poi nell'altro, verticalmente. Mi raccomando, nella prima fase, dei primi due giri, facciamo il massimo di attenzione, perché è la fase più delicata, in quanto il burro l'abbiamo già battuto, l'abbiamo lavorato, l'abbiamo messo all'interno e rischia comunque di fuoriuscire. Guardate, siamo solo all'inizio e già com'è precisa. Ecco, fermiamoci e facciamo fare alla pasta un quarto di giro. Prendiamo le estremità e facciamola girare in questo modo. Avete visto? Un quarto di giro. Ora siamo pronti per la prima piega. Ricordiamoci sempre, io lavoro la mia pasta sfoglia con tre pieghe, non gli faccio quattro pieghe, va bene? Che vuol dire tre pieghe? Tre pieghe vuol dire uno, due, quindi otterremo tre strati. Che vuol dire quattro pieghe? Vuol dire andare sulla metà, andare sull'altra metà, ripiegare ancora. Quindi otterremo uno, due, tre, quattro strati. Questo vuol dire tre pieghe e due pieghe, va bene? Io faccio fare tre pieghe ed ogni giro, farò tre giri, ad ogni diciamo passaggio farò due pieghe, va bene? Due giri di tre pieghe, voglio dire. A questo punto io sono pronta per andare, parto dalla destra, va bene? Dalla mia destra, mi porto la pasta a metà, presso in questo modo il centro. La batto proprio e giro sull'altra metà. Mi aiuto anche con le mani. Ora ho ottenuto il mio primo giro da tre pieghe. Va bene? Giro sotto sopra e ricomincio a stendere nel senso della lunghezza. Siamo alla fine del secondo giro, eh? Chi ha fretta non si metta mai in mente di preparare la pasta sfoglia, perché per la pasta sfoglia ci vuole tanto amore, devi volere bene alla pasta e la pasta ti risponde, eh? Va bene? Non sono una pazza, ma realmente è così. Gli impasti sono sensibili. Come li tratti, ti rispondono. E ci vuole poi tanto tempo. Ci siamo. Ancora un quarto di giro. Vi voglio fare vedere che sotto è integra. Guardate, questo ne vale la pena di vederlo. È integra sia sopra che sotto. Me lo spolvero ancora un pochino di farina. Un quarto di giro e sono pronta per la seconda chiusura. Me la schiaccio con le mani, me la schiaccio col mattarello e me la chiudo. E a questo punto abbiamo finito la prima fase della lavorazione. Ricordiamoci che abbiamo fatto fare due giri, quindi uno, due. Con due dita segno il numero dei giri. La pasta
Sfoglia sarà pronta quando ci saranno 2, 4, 6, cioè quando avrà fatto 6 giri da 3. Quando la chiudiamo, chiudiamola bene. Non lasciamogli prendere aria all'interno del frigo. Io dico che la pausa deve essere di mezz'ora, però se avete più tempo, anche un'ora, un'ora e mezza, due, è meglio per il risultato finale. La nostra pasta sfoglia ha fatto la prima mezz'ora di riposo. Adesso andiamo a aprirla. Vedete? Qui ci sono i due segni che avevo fatto con le dita. È umida adesso, quindi vado a, però è rigida, vedete? Ha riacquistato spessore. E a questo punto, mi raccomando, quando riniziamo a stenderla e a lavorarla, i giri li dovete sempre vedere, diciamo, in alto davanti a voi. Non dovete mai lavorarla così, dove è chiusa. Dobbiamo mandarla, la lavorazione e quindi il bastone, avendo come fosse le pagine di un libro, in alto e in basso, davanti a noi. Quindi adesso rifaccio la stessa cosa. Presso. Perché a questo punto il burro si è di nuovo solidificato. Raccolgo la farina. Prima in avanti e poi indietro, verso di me. E ora, sempre con molta delicatezza, comincio a ristendere il mio foglio. Prima in avanti e poi indietro, partendo dalla metà. Sono pronta per il mio quarto di giro. Guardate, vi ripeto ancora una volta una cosa fondamentale. Quando iniziate a stenderla, che ci sia sempre farina sul banco di lavoro, perché altrimenti che cosa succede? Si rischia che si strappi la pasta, che non rimanga così omogenea, così liscia e fuoriesca il burro e quindi poi la lavorazione è assolutamente compromessa. Va bene? Quindi io sono pronta. Vado ad aggiustare un pochino gli angoli. Ecco, sono pronta per rifare i miei due giri. Sempre destra, prima, tolgo la farina in eccesso perché altrimenti il foglio che metto sopra non aderirà. Questo è fondamentale. Aggiusto, faccio combaciare alla perfezione i lembi, sigillo le estremità prima con le dita e poi con il mattarello e poi richiudo. E anche qui aggiusto e porto a sigillare le mie estremità in questo modo. E ora di nuovo farina. E sono pronta per il secondo giro. Quindi sempre parto dal centro perché poi è solo alla fine è solo una ripetizione, però sono movimenti importantissimi per un buon risultato. Ok. E a questo punto comincio a ristendere. Prima in avanti e poi indietro. Ora un quarto di giro. Mi vado a raccogliere la farina. Un quarto di giro togliendo come sempre la farina in eccesso.
chiudo con le dita, con l'aiuto del mattarello e sigillo. Sigillato il panetto per bene, faccio due segni, uno e due, sarebbero 1-2, primi due giri fatti nel primo, la prima volta, 1-2, secondi due giri fatti adesso. Ora avvolgo in pellicola e porto altri 30 minuti in frigo. Eccoci per l'ultima fase, direte voi finalmente, della lavorazione. La pasta ha riposato, vedete com'è diventata rigida? Vado a rimpolverare, vedete qui c'erano i miei quattro segni. Vado a ricominciare esattamente quello che abbiamo fatto nelle altre fasi, quindi rischiaccio dalla metà, vado prima in avanti schiacciando e poi dalla metà vado indietro, così comincio a schiacciarla per bene e poi gradualmente vado a lavorarla prima in avanti e poi indietro. Guardate come si lavora bene quando è bella fredda, appena uscita dal frigo, è bella, compatta, un po' faticosa ma meravigliosa. Ci siamo, guardate quanto è bella, faticosa ma bella, solito quarto di giro, e solita chiusura al libro, ormai lo sapete. Spolvero di farina, premo con le mie mani, faccio pressione col mattarello e chiudo. E sono pronta per l'ultimo giro, l'aggiusto con le mani per far combaciare perfettamente i lembi il più possibile, così avremo un risultato eccellente. E sono pronta, spolvero ancora, per l'ultimo giro di boa. Io ho finito la mia opera e voi avrete finito di seguirmi, però ci tenevo, al di là della lunghezza di questo video, ci tenevo veramente tanto a condividere questa tecnica di cucina con voi. La pasta sfoglia è una delle basi della cucina, quindi ci si possono fare dolci, ci si possono fare snack, cose salate, antipasti, di tutto di più. Io sono arrivata al compimento della mia opera, quindi a questo punto vado a chiudere per l'ultima volta la mia pasta, destra e sinistra, ricordatevi sempre gli stessi movimenti, e per l'ultima volta vado a mettere 2, 4, 6 e la mia pasta è pronta per essere avvolta nella pellicola, è pronta per andare in forno, se volete, è pronta per essere stesa o è pronta per andare in freezer, perché se voi ne volete fare in quantità e ve la volete, diciamo, adoperare in un lasso di tempo che può essere anche 2-3 mesi, una volta fatto questo panetto voi potete per esempio suddividerlo così in 4, fate 4 pacchettini e ogni qualvolta ne avrete bisogno la sera la tirate fuori dal freezer, la mattina potrete tranquillamente lavorarla e ottenerci tutti i risultati che vorrete, tutti i piatti che vorrete. Va bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio veramente di cuore e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto a seguirmi e vi invito ad iscrivervi numerosi al mio canale e a cliccare su quella famosa campanella per ricordare, appunto, per ricevere le notifiche dei miei video. Un grande abbraccio a tutti e un grande saluto da Rita.